Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi è tempo di anteprime e precisamente vi mostrerò un gioco che vedrà la luce grazie a una campagna Kickstarter in partenza verso fine agosto, inizi di settembre. Sto per parlarvi di The Court di Jeremy Kleskine per 2-6 giocatori della durata di circa 30 minuti, edito dalla Mage Company, che peraltro ringrazio per avermi fatto mettere le mani su questo prototipo, che a dire il vero, come vedete, non si può dire un vero e proprio prototipo perché ha proprio già scatola definitiva, grafica definitiva, quindi se anche i materiali differiranno di poco, la sensazione è molto vicino a quella del prodotto finale. Andiamo a vedere! Recensioni minute, recensioni minute, ma che sbatti le istruzioni? Se le leggo troppo tempo da spendere. C'è Teo con le recensioni, ti basta guardare qualche minuto e non leggere. A inizio turno il giocatore pescherà due carte dalla cima del mazzo, ne sceglierà una da tenere per sé e l'altra dovrà distribuirla obbligatoriamente a uno degli altri giocatori presenti al tavolo in grado di accettarla in questo momento. Dopodiché potrà giocare una delle carte presenti nella propria mano per andare a continuare una delle coorti che ha presenti di fronte a sé, ovvero sia dello stesso tipo che ha già, oppure di iniziare una nuova coorte, ovvero sia giocare una carta che non ha ancora di fronte a sé. Attenzione però, perché ciascuna coorte ha un effetto negativo per sé o positivo per tutti gli avversari fin tanto che la coorte non sarà completa. Si continua a giocare così, a fine turno semplicemente bisogna scartare fino ad avere solo 4 carte in mano o 2 nel caso abbiate la coorte dei cavalieri, fin tanto che un giocatore non completa 3 coorti. Una coorte si dichiara completa quando è formata da tante carte quanto è il numero riportato qua in alto a destra, in questo caso 5 legionari. Chiudo la coorte, l'effetto negativo quindi scompare e istantaneamente uno degli altri giocatori presenti al tavolo dovrà scartare tutte le carte presenti nella propria mano. Nel momento in cui un giocatore riesce a completare 3 coorti diverse fra di loro, egli completa una legione ed è dichiarato istantaneamente il vincitore. Come avete visto, il regolamento è molto semplice da apprendere e facilissimo da spiegare. In totale sono solo 7 le tipologie di carte presenti all'interno di The Court e quindi, nonostante ci sia del testo sulle carte, una volta che le avete spiegate a tutti, che tenete in mezzo al piano di gioco il player aid o comunque avete padronanza delle sfortune che avete piazzate di fronte a voi, tutto sommato il gioco si può quasi definire indipendente dalla lingua o comunque facilmente memorizzabile. A livello di materiali ci troviamo di fronte a un bel mazzone di carte. Le illustrazioni hanno questo stile un po' fumettoso, ma tutto sommato non ironico. Chiaramente l'ambientazione romana, come avete visto, è abbastanza pretestuosa, ma tutto sommato non stona con la tipologia di gioco, il fatto di costruire queste coorti, metterle insieme in una legione. Insomma, se dovevano proprio appiccicarci un'ambientazione, direi che questa è comunque funzionale. Il turno in The Court scorre via bello veloce. Come avete visto, l'unica cosa che dovete fare è decidere come distribuire una delle due carte che pescate inizio turno e poi eventualmente giocarne una di fronte a voi. Questa distribuzione delle carte però è un po' anche il cuore del gioco, oltre alla buona gestione dei malus che vi state giocando di fronte a voi. Perché, soprattutto se aggiungete anche la carta della coorte Velites, che vi obbligherà a distribuire una carta addizionale ogni turno, scegliere a chi distribuire la carta, soprattutto in 5 o 6 giocatori, potrebbe fare una differenza sostanziale. Vi ricordo infatti che se un giocatore completa una delle sue coorti, potrà scegliere liberamente uno degli altri giocatori che dovrà scartare tutta la propria mano di carte. E quindi se stavate un po' giocando in difesa cercando di prepararvi la coorte in mano, beh, potrebbe scombinarvi tutti i piani. In generale posso dire che trovo piacevole comunque questa gestione dei malus. Solitamente in giochi di questo tipo si gestiscono delle combo positive, cercare di incastrare una carta insieme all'altra in modo da avere il vantaggio maggiore. In questo caso è proprio il contrario, dovete cercare di incastrare i vostri malus in modo tale da avere il male minore. Addirittura in alcuni casi potreste decidere di gestire uno dei malus a vostro vantaggio. Vi faccio l'esempio: i sagittari, gli arcieri, vi obbligheranno a pescare la prima carta dagli scarti e la seconda dalla cima del mazzo, anziché le due dalla cima del mazzo. In questo caso sarà più interessante vedere gli avversari come decideranno di scartare la carta, perché quella che vedete a faccia in su potrebbe essere proprio quella che vi servirà. Altra nota che vi do su questo The Court è che, a differenza di tanti altri giochi, in due giocatori, anziché diventare più strategico, comunque più da tenere d'occhio l'avversario, in realtà perde un po' di mordente, più che altro perché si toglie quella scelta che vi dicevo prima del decidere a chi distribuire la carta. Fondamentalmente dovrete sempre distribuirla al vostro avversario e gli scarti saranno abbastanza chiamati, semplicemente cercherete di non scartare o comunque non fornirgli una delle carte utili per la sua coorte. In conclusione, questo The Court si rivela un gioco leggero, ma che tutto sommato non possiamo classificare come party game nonostante arrivi fino a 6 giocatori. È più un gioco aperitivo, un gioco da mettere in tavola per cercare di aspettare gli altri mentre si farà qualcosa di più corposo. Il numero di giocatori ottimali direi che è fra i 4 e i 5 giocatori, potete giocarlo tranquillamente anche in 6, funziona senza problemi, ma a questo punto per stare nella mezz'ora vi consiglio di giocarlo un po' più di pancia, evitate di andare a controllare tutte le coorti che hanno in tavola tutti i giocatori, perché tutto sommato l'interazione è abbastanza
altra da rendere questo ragionamento inutile. Vi ricordo che da un momento all'altro qualsiasi giocatore potrebbe farvi scartare tutta la vostra mano di carte. In conclusione, se vedete questo decort al tavolo, provatelo. In una mezz'ora, addirittura meno se siete in meno giocatori, vedrete che ve la riempie e vi dà una buona soddisfazione di partita. Tipico gioco da avere dietro proprio per riempire i buchi all'interno della serata. Con questo ho finito, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima!